I sammargheritesi pagheranno 20% in meno di tassa sui rifiuti. È il risultato del loro impegno nella raccolta differenziata in soli 10 mesi dall'introduzione del nuovo sistema di raccolta. Impegno che ha portato anche al raggiungimento della percentuale di differenziata sopra l'80% e al premio nazionale Comuni Virtuosi. L'amministrazione dunque ha potuto abbassare di 20 punti la tariffa. Buone notizie anche dall'IMU, che resta invariato, e dalla TASI, che dal 2014 è sempre rimasta a zero. Per il quinto anno consecutivo la TASI è a zero, l'IMU viene mantenuta invariata rispetto allo scorso anno e la forte diminuzione quest'anno è della TARI, che scende del 20%, e da quando si è instaurata la nostra amministrazione nel 2014 la TARI è scesa complessivamente del 17%. Questo testimonia uno sviluppo positivo della gestione economica amministrativa che non ha gravato sulle spalle dei cittadini. Passerella pedonale della Cervara aperta a tutti e non solo ai residenti di Paraggio e Portofino nel periodo natalizio. L'ordinanza firmata dai sindaci di Santa Margherita Ligure e Portofino permetterà il transito pedonale e con le biciclette condotte a mano. Il provvedimento è stato possibile per lo stop ai cantieri di lavoro in atto sulla strada crollata. Coppa San Siro, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso e dato ragione al Comune, sottolineando gli aspetti di interesse pubblico che l'apertura del supermercato porterà, e cioè nuovi arredi pubblici, nuovi parcheggi, nuova videosorveglianza, nuovi posti di lavoro per residenti e una piastra ambulatoriale. Conoscere i servizi dedicati ai cani attivati in città negli ultimi anni, ma conoscere anche le norme di comportamento vigenti in città. Accoglienza e convivenza con gli amici a quattro zampe sempre più presenti anche a Santa Margherita Ligure. Queste le finalità del progetto Amico Cane, promosso dall'amministrazione e presentato al Santa Claus Village. Tra gennaio e febbraio si terranno 3 incontri di approfondimenti con gli esperti. Ma questa iniziativa dell'amministrazione comunale di Santa Margherita è sicuramente un'iniziativa molto importante. Certo, molto sta nell'educazione delle persone, perché l'amministrazione comunale mette a disposizione dei servizi, sta poi a noi che siamo proprietari di animali cercare di conservare quello che ci viene dato. Anche quest'anno, nel fine settimana di Natale, i parcheggi a pagamento sono stati trasformati in zona disco 4 ore, provvedimento per incentivare le presenze in città. E anche quest'anno il Comune di Santa Margherita Ligure ha già pubblicato il calendario dei principali eventi in programma nel 2019. Il libretto è in distribuzione in città ed è disponibile allo IAT, in comune, a Villa Durazzo e in biblioteca. In chiusura diamo uno sguardo agli appuntamenti in programma a Santa Margherita Ligure. Resta aggiornato. Ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone.